Eccoci qua, siamo rientrati ancora. Buongiorno a voi, buongiorno, buona mattina, ma soprattutto oggi, finalmente, intanto marzo. Ancora auguri a tutte le donne in questa giornata dell'8 marzo. Regia, applausi. E oggi abbiamo il piacere di parlare. In questo mese di marzo arriva la primavera, arriva il cambio d'ora, tante cose arrivano. E allora diamo anche il benvenuto al nostro ospite di oggi. Benvenuto Davide Cocchio, Adige Rafting. Buongiorno, ciao Davide. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. E domanda di rito prima di cominciare, che non è più la domanda scontata, è: Davide, come stai? Bene, bene, sto bene, sono pronto a ripartire con quella che è la nostra stagione, la nostra attività, insomma, certo. Sperando di poter insomma ripartire come si faceva ai vecchi tempi. Esatto, insomma. Esatto, vecchi tempi che insomma dai stanno tornando, anzi direi sì, che sì. Sono nuovi tempi, ancora meglio dei vecchi, insomma devono essere nuovi. Ma nuovi, sì, beh. Insomma va affrontata questa nuova sfida con, certo. Con fiducia. Certo, Davide, ma domanda, allora, prima di arrivare subito un po' a capire, a parlare di Adige Rafting, che qui a Verona tutti, e non solo Verona, insomma tutti nei dintorni conosciamo, sì, conosciamo molto molto bene, prima di questo, io vorrei proprio fare un po' di storia, come nasce Adige Rafting? Allora, beh, nasce dall'esperienza nostra, noi siamo, in sostanza, veniamo dal mondo della canoa, dal Canoa Club Verona, sì. E il rafting è nato, diciamo, nelle nostre zone, inizialmente in Trentino, che è un po' il nostro luogo di provenienza dal punto di vista proprio del rafting, su un fiume che è un affluente dell'Adige, che è il Noce, dove si pratica il rafting proprio di acqua mossa. Sì, e che è un'esperienza, beh, insomma un po' più sicuramente adrenalinica, più strong, si può dire strong, no? Sì. E poi insomma ormai parecchi anni fa, quindi già nel 2004, abbiamo riportato questa nostra esperienza sia canoistica da una parte e appunto del rafting dall'altra, maturato su questi fiumi, l'abbiamo riportato nella nostra città, non facile, portandolo a Verona, insomma. Bravi, questo è un bel impegno, insomma, è stata una bella sfida, direi. Cioè, ma anche... insomma, abbiamo provato un po' a mettere insieme la parte sportiva, la nostra esperienza sportiva, con anche la passione che ci lega alla nostra, che è una città bellissima e che tra l'altro ha un legame storico con, sì, il fiume, che si è andato perdendo nell'ultimo secolo, direi. Sì. E insomma noi cerchiamo un po' di farlo rivivere, no? Con questa attività di navigazione attraverso proprio il centro della città, insomma. Beh, è una cosa meravigliosa, perché insomma c'è l'unione sportiva chiaramente dell'attività, ma anche unita all'arte e alla cultura, cioè di Verona, perché esatto, siamo proprio in centro. Esatto, esatto. Meraviglioso. Ma adesso io mi sono un po' così spontaneo, no? Ad esempio, ho visto, sappiamo che comunque abbiamo visto anche dalle foto proprio poco fa, che ci sono anche un target anche molto giovane, quindi fin da bambini si può partire. Ma ad esempio, da che età è fattibile questo sport? Allora, noi cominciamo già dai 3 anni, sì, a proporre le nostre attività, la nostra escursione. E di fatto, e soprattutto adesso in questo periodo, in questo inizio di stagione, lavoriamo molto con le scolaresche, con i gruppi scolastici. È un'attività che si presta molto, fantastico, proprio per questa duplice valenza sportiva e culturale, e anche direi ludica, nel senso che c'è poi tutta la parte del divertimento, perché poi insomma, certo, no, questo è poi il collante finale del tutto. Infatti vediamo proprio, scusami se ti interrompo, la regia, sì, che ci passa delle foto bellissime con questi ragazzini che insomma si divertono, esatto, si divertono, esatto, esatto, bello, esatto, bello. Ragazzi di un centro estivo, in sostanza. Certo, insomma. Ma quindi ci sono anche dei tragitti particolari? Allora, quello su cui noi puntiamo soprattutto naturalmente è quello in città. Sì. Noi la nostra base si trova in zona Chievo, al, sì, al Bottagisio, certo, e quindi subito a valle della diga, che è un come dire un limite invalicabile, e perciò facciamo quel tragitto che è chiuso tra le due dighe, quella a monte e quella a valle, che è quella, la diga di Santa Caterina, zona del porto Santa Pancrazio.
che sono, è un tratto di 9 km, è una durata in sostanza di un paio d'ore sull'acqua, wow, che non è eccessiva, quindi non risulta, come dire, troppo pesante, certo, ma che consente di apprezzare appieno l'attività e di vedere tutta quanta la città proprio da un capo all'altro, insomma, no? Rievocando anche quella che era la navigazione fluviale di un tempo, perché una, ecco, volta a Verona c'erano tantissime barche, zattere che si muovevano per trasportare merci, cose, persone. E tutto questo si è proprio andato perdendo, non solo a Verona, in realtà un po' dappertutto, certo, ma Verona era particolarmente legata al suo fiume una volta. Bella però questa storia che ci racconti, cioè nel senso sono cose che fra virgolette si sanno ma non vengono mai sottolineate, quindi bello. Tra l'altro proprio quest'anno è alla ex dogana di Fiume, sì, dove facciamo una delle nostre soste, che durante il percorso ci fermiamo per raccontare appunto un po' queste, wow, notizie che riguardano quello che era l'utilizzo una volta del fiume, no? Certo. E alla ex dogana di Fiume con il Canoa Club Verona è stato allestito proprio un percorso didattico che rievoca quello che era appunto l'attività e la vita, no? La vita fluviale a Verona. E quindi insomma è una cosa anche questa, una cosa in più, una cosa nuova che abbiamo, bella in più, è oltretutto molto interessante, cioè sì, penso che questa unione, come tu proprio ci stai raccontando, sport, arte, cultura, storia, cioè proprio nel vero senso della parola, esatto, cioè, esatto, com'è? No, mi mette molta curiosità, perché intanto capiamo una cosa, anzi l'abbiamo già capito, è per tutti, cioè perché se parliamo di ragazzini molto, sì, in età, sì, molto giovane, meno male per tutti, però invece per quelli un po' più carichi, no? Abbiamo dei livelli, ci sono delle difficoltà, passami un po' il termine, cioè... Sì, allora il tragitto che facciamo noi a Verona è su una scala di difficoltà che va da 1 a 5, è okay, un primo grado con alcuni passaggi di secondo che si trovano in corrispondenza di alcuni punti, del ponte Pietra, certo, del ponte della Vittoria, della ferrovia, dove ci sono un po' più di onde che danno un minimo di brivido, okay, però insomma ecco la cosa è sostanzialmente abbastanza tranquilla. E abbiamo delle varianti per i gruppi soprattutto di ragazzi, di giovani, che sono le discese con le degustazioni che, bello, facciamo in collaborazione con una cantina di Colognola ai Colli, sì, una cantina che è Fasoligino, sì, che ci fornisce, certo, i suoi vini bio peraltro, e facciamo queste degustazioni insomma lungo il percorso. Naturalmente questa è una cosa che ha un target di adulti per ovvi motivi, insomma. Però ecco, torno a ripetere, il fiume è veramente alla portata di tutti, e chi invece volesse cimentarsi nel rafting vero e proprio deve come dire, spostarsi da Verona. Il posto più vicino è proprio quello di cui parlavo prima, il fiume Noce in, sì, in Trentino, a un paio d'ore di macchina, in Val di Sole si trova, ed è, wow, un posto anche molto oltre che essere molto bello, è anche conosciuto insomma ecco nel mondo del rafting, perché è un fiume anche molto adatto a questa attività, che però ha una valenza insomma un po' più adrenalinica, certo, insomma, ecco. Beh, domanda così personale, attenzione, sì, molto easy. No, allora sappiamo che sei innamorato di Verona, ma sì, quanto ti piace la Val di Sole? Beh, insomma, è praticamente la mia seconda casa, io ci passo una buona parte dell'anno, certo, sia d'estate, perché ancora adesso, insomma, finché l'età me lo consente, faccio, beh, ancora, certo, la guida su questo, certo, quel fiume per quasi un paio di mesi all'anno. E poi dopo ci passo anche una parte dell'inverno, insomma. Insomma, bello, quindi, bello, insomma, sì, sì. Cioè, ci sono praticamente cresciuto fin da ragazzino, quindi tra qua e là, casa, quindi insomma è così. Davide, allora siamo in chiusura, prima io intanto ti ringrazio per essere stato con noi, davvero grazie, però prima di salutarti devo chiederti ancora giusto una cosa, prenotazioni, cioè il periodo come va, come funziona per prenotare, dacci due dritte. Allora noi il periodo è quello che inizia adesso in sostanza, ah, abbiamo cominciato proprio in questi giorni le prime uscite e continueremo fino alla fine di ottobre, i primi di novembre sostanzialmente, poi dopo durante l'inverno siamo quasi fermi, però il periodo inizia proprio adesso. Abbiamo il nostro sito che è adigerafting.it
si trova anche su Facebook ADG Rafting Verona, certo. E lì ci sono tutti quanti i riferimenti per prendere contatto, per che difatti anche la nostra regia ci è appena passato, rivediamo un attimo, ecco, grazie qua adigerafting.it con tutti i contatti, quindi mi raccomando entrate, cliccate, molto facile e soprattutto divertente. E devo fare una promessa in diretta, più che farla agli amici a casa la faccio a me stesso, perché così sono voglio a tutti i costi, voglio venirti a trovare. Guarda, quindi, noi ti aspettiamo. Perché non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto. Quindi. Ti aspettiamo e insomma così lo vedrai concretamente e saprai apprezzarlo di persona. Per me è livello 0,5. Ma è già sufficiente. Va bene. Davide, grazie per essere stato con noi, ci vediamo presto, torna a trovarci, però prima verrò io. Certo, va bene. Volentieri. E allora grazie Davide. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci e buon 8 marzo. Giusto, buon 8 marzo. Grazie Davide e soprattutto grazie a voi che ci seguite sempre. La giornata continua, andiamo a ascoltarci un po' di musica e ci vediamo tra poco. State lì, mi raccomando.